Massimo Palermo, è un momento di condivisione molto importante quello di oggi. Sì, è un'iniziativa a cui teniamo molto e coincide con l'inaugurazione dei corsi di lingua e cultura turca presso l'Università Persiani di Siena, che si aggiunge alle altre 11 lingue che noi già insegniamo e arricchisce il patrimonio di scambi, di incontri fra la lingua e la cultura italiana che noi insegniamo da tempo e altre lingue e culture del mondo. Come pensa l'Università di intensificare i contatti multiculturali nei prossimi periodi? Beh, intanto oggi è presente una rappresentativa delegazione dell'ambasciata turca a Roma e questo nelle nostre intenzioni è solo il primo passo di una serie di eventi che cercheremo di mettere a sistema, che prevedranno, oltre all'insegnamento della lingua e cultura, l'insegnamento di storia, storia dell'arte islamica, in particolare ottomana in questo caso, e anche per gli studenti interessati un doppio titolo, una laurea a doppio titolo, quindi con valore legale sia in Italia sia in Turchia, in collaborazione con l'Università di Ankara.